saluto a tutti da Corcia, dalla Casa dei Missionari. Oggi celebriamo la Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. E il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta proprio le vicende di questa Santa Famiglia. È interessante e quasi paradossale, perché noi pensando alla Santa Famiglia ci saremmo aspettati un racconto quasi perfetto, ideale, della famiglia di Nazareth. Invece il Vangelo di questa domenica, tratto dall'Evangelista Luca, ci racconta proprio le vicende della Santa Famiglia, che non sono per nulla perfette, ideali. Anche la famiglia di Nazareth ha passato momenti difficili. E il Vangelo di questa domenica, che racconta l'episodio di Gesù tra i dottori del Tempio, ci descrive proprio le difficoltà di questa famiglia, di un Gesù che non avvisa i propri genitori e rimane nel Tempio di Gerusalemme per insegnare ai dottori, di due genitori preoccupati che per 3 giorni cercano il bambino, di una non intesa tra genitori e figli. Maria e Giuseppe non riescono a capire cosa dice loro Gesù, e allo stesso tempo Gesù sembra quasi non capire la preoccupazione dei propri genitori. E questo ci dice che non esistono famiglie ideali, non esistono famiglie perfette. Allora, quando è santa una famiglia? Una famiglia è santa quando i genitori, come Maria, sanno custodire tutte le cose nel cuore, cioè sanno mettere insieme i pezzi della loro storia e sanno leggervi dentro la storia di Dio, sanno leggervi dentro il progetto di Dio. È santa quella famiglia in cui i figli, come Gesù, sanno dare la propria vita per la missione alla quale sono chiamati e sanno mettere il cuore nel progetto che Dio ha pensato per loro. Buona domenica! Përshëndetje, unë jam Ela, ky është bashkëshorti im Rolandi e ky është vajza ime Kristina. Salve a tutti, io sono Ela, lui è mio marito Roland e lei è nostra figlia Kristina. Në ungjillin e lexuar, unë kam nxjerr këtë konkluzion. Nel Vangelo che abbiamo letto, io ho fatto questa conclusione. Në kohët e sotshme, familjet janë shumë të impegnuara me punë të ndryshme. Al tempo di oggi le famiglie sono molto impegnate, prese con diversi lavori. E spesso si dimenticano di attenzionare quanto basta i loro figli. È importante che ci siano oggi famiglie forti, robuste, che sappiano dare la giusta attenzione ai propri figli e sappiano educarli. Është shumë e rëndësishme që ti dëgjosh dëshirat dhe nevojat e tyre. È anche molto importante da parte dei genitori saper ascoltare i loro desideri e i loro bisogni. Dhe pastaj të mundohesh që me mundësinë që ke që ti të plotësosh dëshirat dhe nevojat e tyre. E dopo è necessario anche, secondo le possibilità di ciascuno, essere capaci di poter soddisfare i loro buoni desideri. Se fëmija është e ardhmja e familjes dhe e jetës. Perché i figli sono il futuro della famiglia e della vita.